inaugurata a Palazzo Garofalo a Ragusa la collettiva di pittura e scultura Artisti Blei per San Giovanni. La collettiva, giunta all'ottava edizione, è organizzata in concomitanza con i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista. A coordinare l'organizzazione della mostra il direttore artistico Michele Di Grandi. Quando i ragazzi del comitato, compiendo Don Carmelo di Dona, mi hanno affidato questo compito piacevole ma molto impegnativo, sono e siamo riusciti sempre a cercare appunto artisti della nostra zona, artisti anche della nostra zona che si sono, diciamo, spostati anche per problemi di lavoro, anche per quanto riguarda l'insegnamento. Qualcuno è presente anche questo, mi riferisco al grafico e incisore Pietro Ricca, che ha insegnato per tanti anni appunto al Liceo Artistico e Istituto d'Arte di Venezia, come anche ci sono alcuni rappresentanti del gruppo BAI di Comiso, che sono ex insegnanti dell'Istituto d'Arte, fra cui c'è anche Gesualdo Spampinato, che è stato il mio insegnante all'Istituto d'Arte. Quindi quando specialmente l'anno scorso io ho avuto la loro adesione, mi hanno detto che si fidavano di me nella scelta, per me non c'è stato, diciamo, complimento più efficace per fare questo. In ogni caso abbiamo sempre cercato, anche con l'aiuto di Fabrizio, suggerendomi, diciamo, dei nomi ragusani di giovani che magari io per tanti motivi non conoscevo, siamo riusciti sempre ad assemblare una mostra che anche da appunto gli espositori viene considerata anche quest'anno un'ottima esposizione dal punto di vista stilistico, tecnico e tutto il resto, anche contenutistico. L'importanza di promuovere la cultura, soprattutto la cultura eblea, forse oggi ce n'è sempre più bisogno? Sì, ce n'è sempre più bisogno, anche perché il mercato dell'arte, l'ambiente artistico è tutto particolare. Qua tutto quello che viene, diciamo, offerto agli espositori e soprattutto la visibilità ai giovani e meno conosciuti, che sono quelli un po' più entusiasti, che ci danno la forza poi di andare avanti, soprattutto questo, e di dare a tutti questa possibilità gratuitamente durante i festeggiamenti di San Giovanni, in modo che possono essere anche conosciute da grande pubblico, dai visitatori, che molto spesso sono parecchi, che passano qua durante i festeggiamenti per poter apprezzare le opere di quelle cose, ma soprattutto dei giovani, che sono quelli che proprio, come dicevo, danno la maggiore spinta a questo tipo di iniziativa. Questa manifestazione che inauguriamo stasera, la collettiva d'arte e lo spazio ai giovani, già è da 8 anni che viene presentato a Ragusa ed è un momento importante proprio perché assieme ai tanti valori che presentiamo, il valore della cultura deve avere un suo spazio e un suo spazio per giunta importante. Magari se si riuscisse a coniugare il valore dell'arte in tutte le varie possibilità, l'arte pittorica, la poesia, la musica che abbiamo già in qualche altro aspetto. Ecco, questa è l'idea. Ad esporre le proprie opere Nuccio Battaglia, Anna Bufardeci, Salvatore Cilio, Michele Di Grandi, Giovanni Di Nicola, Atanasio Giuseppe Lia, Luigi Galofaro, Salvatore Vicitra, Giuseppe Ottaviano, Pietro Ricca, Giuseppe Salafia, Gesualdo Spampinato. Per la sezione giovani Giada Cascone, Giussi Manenti e Flavia Campo, che abbiamo sentito ai nostri microfoni. Allora, maggiormente io preferisco fare dei paesaggi. Paesaggi ovviamente che sono di questa nostra terra, ovvero la Sicilia. In particolare questi qua sono delle distese della strada che io ho scattato, dalla strada Ragusa-Catania. Quindi più che una rappresentazione del paesaggio, che magari è molto chiara e visibile, in questo caso io ho scelto un particolare dettaglio di quel paesaggio che io ho scattato dentro l'autobus facendo quel viaggio a Ragusa-Catania, perché io studio al nord Italia. Quindi dipingendo questi due paesaggi ho voluto raccontare la nostra storia attraverso il mio sguardo, quindi ho voluto rappresentare quello che mi colpisce di quella parte di terra che io osservo attraverso il mio scatto. Quindi attraverso il mio scatto scelgo qual è quel dettaglio che voglio rappresentare, se negli alberi che nei campi, in queste distese che hanno dei colori che vanno dall'ocra al bruno, e con una tecnica molto limpida e fresca.
Se c'è una cosa che contraddistingue la festa di San Giovanni, oltre ovviamente all'aspetto della devozione, della fede, che poi sono particolarmente palpabili in questi giorni di festa, appunto, è il lato culturale. Quindi il Palazzo Garofalo, che è il polo culturale della città di Ragusa, in questo periodo si riempie di colori, si riempie di forme, si riempie di bellezza. Quindi anche quest'anno ospiteremo all'interno di questa suggestiva struttura appunto l'ottava edizione della collettiva di pittura e scultura Artisti Blei per San Giovanni, proprio per nata appositamente per nobilitare questa festa sotto appunto l'aspetto meramente culturale. Saranno presenti artisti e scultori, quindi pittori e scultori più o meno noti, non soltanto di Ragusa ma anche della provincia di Ragusa, e anche quest'anno abbiamo pensato a una sezione giovani, perché siamo del parere che nella nostra città ci sono tanti giovani che hanno straordinarie capacità e potenzialità, però purtroppo hanno poca visibilità. E allora la festa di San Giovanni apre loro le porte proprio da questa occasione per potersi un po' mettere in mostra e per essere un po' attenzionati. E poi in ultimo c'è una bellissima mostra fotografica che si intitola Enosis, che in greco vuol dire unione, perché appunto vede l'unione di sei giovani bravissime studentesse dell'Accademia di Belle Arti di Catania, che appunto si sono unite per diciamo per raccontare la realtà in modo diciamo soggettivo, tra l'altro attraverso una tecnica del tutto personale. Quindi vi ricordo che gli eventi saranno visitabili da oggi fino al 3 di settembre, la mattina dalle 10 alle 13, il pomeriggio dalle 16 alle 20:30. Come consuetudine, il 29 agosto il palazzo sarà aperto fino alle ore 23, quindi cultura a 360 gradi.